prima Nino Santos in maglia giallorossa, supportato nel consueto e collaudato 4-2-3-1 da Palumbo sulla tre quarti e dalla coppia di esterni De Costanzo Paravati. Cerniera di metacampo Maiolo Bedin, terzini Samuel Di Renzo e Sanseverino. Montagnoli, altro neo arrivato, parte dalla panchina, indisponibili Cruz, Banegas e Alessandro Di Renzo. Per contro difesa 5, Cascione in regia davanti la tandem Falomi Bernardi. Mezz'ora di grande intensità, giallorossi corti, compatti, aggressivi, manca solo il gol che poi è tutto, occasioni per Dos Santos, soprattutto per Paravati, servito al 17esimo dal brasiliano. Al 19esimo il classe 2000 spedisce alto su preciso invito di Palumbo, 25esimo corner di De Costanzo, il migliore nel primo tempo, Cafiero svetta, Battistini sventa. Si diceva di De Costanzo, tanti spunti e giocate strappa applausi, specie al minuto 25, acrobazia di raro pregio, se c'entra allo specchio viene giù il Valenzuca. 36esimo, con personalità da casa sua ci prova anche Sanseverino, incrocio sfiorato, strano ma vero, il primo tempo non si schioda dallo 0-0. Ripresa, pronti via, lungo lancio e monumentale palla gol fallita da Dos Santos, faccia a faccia con Battistini, il Sant'Arcangelo passa al 4-4-2. Primo cambio al 13esimo, Bellanca per Paravati, versetto opposto, opportunità per Cascione, tiro però troppo centrale, mele per Maiolo, il Francavilla torna a premere ma ha speso tanto. 21esimo, mischia furibonda in area ospite, la difesa romagnola si salva ancora. 3 minuti più tardi, chance Sant'Arcangelo, inguardabile il destro di Moroni da ottima posizione. Altri cambi, debutta Montagnoli, ex Castelfidardo, gli fa spazio De Costanzo, Bellanca passa a destra in mezzo al campo, Milizia rimpiazza Bedin, Battistini respinge su Palumbo, 44esimo, punizione del capitano testa di mele, Battistini blocca. Dall'altra parte però, che brivido allo scadere, Romagnoli ad un passo dal colpaccio, cross da destra, svarione di Nazzari, girata di Fuchi, affrontato così da spacca, carambola su Cafiero che di fatto scongiura il peggio. Proteste ospiti, ma sarebbe stata un'autentica beffa. Quarto pareggio consecutivo, 6 punti nelle ultime 7 partite. Il Francavilla non sa più vincere. Paolo, primo tempo chiaramente dominato, è mancato il gol, poi però si fa dura, no? Sì, quando non sblocchi quel tipo di partite lì, dopo aver creato 3-4 situazioni importanti, è normale che anche a livello mentale un po' accusi il colpo, qualche problema ce l'abbiamo in fase realizzativa, in fase di cattiveria sotto porta, in fase anche di atteggiamento di qualche giocatore. Più rammaricato o più arrabbiato? Perché mi sembra più la seconda. Ma io sono arrabbiato perché c'è qualche ragazzo che forse non si rende conto ancora delle qualità che ha e fa delle cose con superficialità, è quello che mi dà fastidio. Quindi dobbiamo lavorare un po' più sulla testa di qualche ragazzo che più sull'aspetto tecnico-tattico. Le hai provate tutte perché hai cambiato i centrali di metà campo, gli esterni non hanno funzionato. Sì, i cambi non ci hanno dato tantissimo come di solito invece ci danno e quindi niente, analizziamo dove dobbiamo migliorare e si va avanti sapendo che dobbiamo fare di più. Dos Santos, al di là della clamorosa opportunità sprecata in avvio di ripresa, non mi è sembrato al top. È normale che alla prima partita qualche difficoltà la può incontrare, ha lavorato 4 giorni con la squadra, può fare meglio sicuramente, però ha avuto la palla per sbloccare il risultato e è andata male. Così prendiamo e portiamo a casa un punto che non ci entusiasma. Abbondanza, questo è un pari che vale molto per il Sant'Arcangelo, soprattutto per il primo tempo che è stato di chiara marca giallorossa, nella ripresa invece siete usciti fuori. Sì, sono d'accordo, i primi 20-25 minuti del primo tempo, oggi avevamo un altro modulo rispetto a quello che giochiamo di solito, abbiamo fatto un po' più fatica, poi abbiamo cambiato un attimo le cose in campo con il mister e le cose sono andate un po' meglio. Dobbiamo dire che però abbiamo incontrato una squadra secondo me fortissima, hanno corso fino alla fine, nel secondo tempo noi siamo venuti un po' fuori con il nostro gioco che era un po' la nostra filosofia per difenderci e attaccare allo stesso tempo, penso che sia un risultato giusto.